Beh, allora mi hanno tutti segnalato una situazione di grande difficoltà e di grande disagio e non c'è dubbio che esiste, ne siamo consapevoli. E hanno insistito perché la misura acquisti una maggiore efficacia e qui proviamo a vedere cosa si può fare adesso nella fase in cui questa legge va in Parlamento e cercheremo di potenziarne alcuni aspetti. Complessivamente è una legge che coglie tutte le cose richieste, solo che non ha i numeri che piacerebbero anche a me. Per esempio avere un taglio sul cuneo fiscale molto maggiore di quello che c'è, però c'è il taglio. Non ci sono aumenti di tasse, ci sono interventi a sostegno del lavoro importanti, ci sono finanziamenti molto importanti nelle opere pubbliche. Quindi è una misura che viene apprezzata per la parte qualitativa, si vorrebbe più importante per la parte quantitativa e cercherò, per quello che mi riguarda, di impegnarmi in questa direzione. Ci si attendeva la famosa sferzata all'economia italiana. Questi sono discorsi così un pochettino pittoreschi, no? Cosa vuol dire sferzata? Ma anche il Cosa vuol dire? presidente Letta aveva parlato. Sì, vabbè, quando si parla si colorano anche un po' i ragionamenti. Sferzata, cosa vuol dire? Ci sono elementi che ci consentiranno di far crescere il PIL nel prossimo anno di un punto. Questa è la sferzata che siamo stati in grado di dare. Però, Ministro, c'è chi accusa il fatto che saranno scaricati sui sindaci la responsabilità di caricare una IMU mascherata. Cosa ne pensa di questo? No, sulla fiscalità che consente ai comuni di funzionare, c'è un articolo della Costituzione molto preciso che dice che i comuni devono avere fonti proprie fiscali e compartecipare alle fonti dello Stato e poi un sistema di solidarietà. In questo caso ci muoviamo in questa direzione, cioè consentire ai comuni di avere risorse certe. In questo caso, tra l'altro, siamo andati in direzione di allentare il patto di stabilità interno in modo che i comuni possano spendere risorse che hanno programmato di spendere e che in questo periodo non sono stati in grado di fare. Senta, nei ritocchi eventuali possibili in Parlamento a cui lei accennava, secondo lei quali tasti possono essere ancora toccati? Ma la cosa fondamentale che voglio fare è una riduzione forte del costo dell'energia elettrica. Questa cosa non costa, si può fare rimodulando in un certo modo, esattamente come i comuni fanno, no? Quando hanno un debito e lo pagano attraverso le rate di un mutuo, possono pagare le rate del mutuo per 10 anni, possono farlo per 15, si abbassa la rata. Allora noi con un meccanismo che spalma in un periodo più lungo i contributi alle rinnovabili senza toccare il produttore di energia, ma attivando il meccanismo con un'obbligazione possiamo ridurre subito il costo dell'energia di 3 miliardi. Questa è una delle operazioni.